Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Focus Tutorials. In questo breve video vi mostrerò come potrete migliorare di tanto la qualità della cambiata della trasmissione della vostra bici. Sui cambi più economici di casa Shimano, ovvero il Deore e l'SLX, è una vera e propria modifica. Invece sull'XT e sull'XTR diciamo che è un controllo o una sostituzione delle parti usurate. Ora vi mostro anche quali. Intanto ragazzi vorrei farvi vedere il perché il cambio potrebbe diventarvi impreciso. Questo è un deragliatore SLX, guardate la puleggia, spero si riesca a vedere quanto si muove. Questa è la puleggia che fa la cambiata, da non confondere con la puleggia di tensione, guardate quanto si muove. Questa, nonostante Shimano cambi molto bene, con il tempo e con l'usura può darvi tanti problemi, sia sul Deore che anche sull'XTR. Quindi ragazzi, quello che andremo a fare noi adesso sarà andare a montare due pulegge della serie XT o XTR al posto di quelle SLX o Deore. Praticamente le XT XTR hanno un cuscinetto sigillato molto più stabile e molto più preciso. Invece quelle più economiche hanno semplicemente un nottolino lubrificato dentro la puleggia ed è questo il motivo per cui questa puleggina balla tanto e questa, una volta montata, vi farò vedere quanto sarà molto più precisa e stabile. Prima di tutto, per cambiare le pulegge ci conviene tirar via la catena. Adesso vediamo dov'è la falsa maglia. Qua. In modo da liberare il cambio ed essere più comodi. Poi andiamo a tirar via il deragliatore dal forcellino, così siamo più comodi a smontare le puleggine, vedete siamo molto più comodi. E infine possiamo passare a tirar via una puleggina alla volta in modo da non dover smontare tutta la gabbia. Quindi puleggina, via. Ora vi faccio vedere la differenza. Allora vi metto a fuoco. Questa è la puleggia più economica, non so se vedete il nottolino al posto del cuscinetto, e questa è la puleggia della serie XT XTR. Vedete che c'è il cuscinetto sigillato. Questa, diciamo, sì, va bene, è precisa, ma questa è molto più precisa, sicura e affidabile. Quindi noi andremo a montare delle pulegge della serie XT XTR su un cambio di una serie precedente, e comunque è un lavoro che potete fare anche sul vostro XT e XTR se vi accorgete che la vostra cambiata peggiora. Per il montaggio ricordatevi di mettere sempre comunque un velo di loctite morbida sulla vite, e in più ricordatevi anche di mettere la puleggina dal lato giusto e la puleggina giusta nella parte giusta del cambio. Nella parte alta ci dovete mettere la G pulley, che è quella di guida, e nella parte bassa la T pulley, che è quella di tensione. Io ora l'ho montata nel senso giusto, controllo che sia a posto e che non abbia gioco. Non so se riuscite a vedere in video, ma ha perso tutto il gioco che aveva. Questa è ancora un modello vecchio, non so se vedete quanto gioco ha. E questa è il modello con il cuscinetto. Puleggina normale, cuscinetto. Facciamo anche la puleggina di tensionamento della catena, una alla volta, come dicevo prima, perché così non dovete smontare tutta la gabbia. Mettete la loctite, proprio un velino, sul bulloncino e montate la puleggia dal senso giusto, mi raccomando. Quelle originali Shimano comunque hanno le frecce con la direzione della catena, quindi non vi potete sbagliare. Se avete dubbi, simulate con la catena per vedere il senso di rotazione. Rimontiamo il cambio. Se becchiamo il filetto, magari lo mandiamo dentro. Controlliamo che sia tutto a posto e poi rimontiamo la catena Una volta montata la catena, ragazzi, vi faccio vedere di quanto è aumentata la precisione
ovvero di quanto è calato il gioco delle puleggine con i cuscinetti rispetto alle puleggine con le boccoline normali. Sì, sì, molto meglio. Ora ragazzi vi faccio vedere, tirando giù il cambio ma tenendo la catena in tensione, guardate la pulezza quanto più stabile rispetto a prima. Provo anche a tirarvi via tensione dalla catena, guardate che spettacolo, molto meglio, molto molto meglio. Vedrete ragazzi che così la qualità della vostra cambiata cambierà da così a così, parola mia. Ora vi faccio vedere la precisione di questo cambio. Lasciate stare il rumore perché è il disco storto, perché ha preso una pacca. Ma guardate che precisione. Questo, oltre al merito della qualità dei prodotti Shimano, è anche grazie alle puleggine col cuscinetto e non con la boccolina. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. Ora vi saluto e vi aspetto nei prossimi tutorial. Ciao ragazzi e mi raccomando, stay tuned!